DEF CON 1. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di One Command. Siamo oggi qui su un nuovo Command Block. Questa volta non per 1.8 ma bensì per l'ultimo snapshot dell'1.9, ovvero il 15v46a. Allora, cosa aggiunge questo One Command? Aggiunge semplicemente 4, se non sbaglio, armi. 4 armi veramente fighe. Allora, prima di tutto cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo, il nostro è un Command Block. Andiamo a piazzare tipo qua sotto, ok? Lo piazziamo tipo qua. Facciamo tasto destro e incolliamo il nostro comando. Per chi non se lo ricordo, come si riceve il command block? Si riceve in questo modo, ovvero slash give il vostro nome, spazio, Minecraft. Premendo tab vi completerà la parola. Scrivere com con due M, premere tab di nuovo, fare invio e vi darà il command block. Prima di mettere adesso però l'impulso di redstone per avviare il tutto, ci serve una piccola cosa, ovvero una resource pack. Quindi dobbiamo andare in opzioni, resource pack, andare in fondo e mettere la weapon pack. Dopo averla caricata e aver cliccato su done, la caricherà. Ecco qui, in pratica i blocchi non cambia nulla. Quindi non dovrebbe cambiare soltanto la texture di queste armi strafighe. Allora, mettiamo subito adesso la redstone e vediamo un po' cosa ci darà. Vediamo un po', tac. Ok, si sta creando, eccola qua. Allora, sono armi in 3D, ragazzi, quindi in 3 dimensioni. Per questo qui serve questa texture particolare che appunto le rende in 3D. Allora, facciamo subito get weapons. Eccole qua, sono appunto 4, come vi ho detto io. E iniziamo subito. Allora, io ho preso adesso questa piccola mappa. Vi lascio sempre il link in descrizione, sia dalla mappa e anche del sito dove ho preso questo One Command. E dove potete quindi avere sia il codice, diciamo, da inserire nel command block, e anche la resource pack. Allora, questa bellissima casa, che è fatta veramente bene, è un peccato se esplodesse, giusto? Sì, quindi direi subito di utilizzare l'ambassador, ovvero questa staffa che, come vedete, ha una TNT sopra che gira. Cioè, guardate com'è figa, raga. Cioè, è troppo figo. Io direi di lanciarlo. Allora, prima di tutto la lanciamo fuori, ok? Vediamo un pochino cosa fa. Quindi lanciamo per così. Come vedete, lancia una TNT. Dopo aver lanciato una TNT, anzi, ne lancia due, fa questa specie di effetto che, guardate, è troppo figo. Ci fa un danno assurdo, quindi questa casa verrà rasa al suolo adesso. Allora, ora lo lanciamo dentro sopra, direi di lanciarlo dentro. Quindi faccio tipo così, vediamo, tac, ciao casetta, oh mio Dio, ora ci sono, eccoli, ah, opla, oddio, cosa c'è qua sotto? Ma c'era addirittura una piscina segreta, vabbè, ok, povera casetta, ha fatto già una brutta fine. Idea di lanciarlo un'altra volta, tipo qua sopra, così, tac. Allora, come vedete, ne lancio una, poi una seconda. La seconda poi fa sempre il danno e poi rilancia queste qui in aria, che cadono al suolo con questo effetto particellare e poi scoppiano, guardate. Cioè, è una cosa veramente strafiga. Ma cosa c'è qua dietro di sta casa? Oddio, è figa da sta mappa. Comunque, questo qui è quello che fa l'Ambassador. Adesso abbiamo il Blaze Fury. Allora, cosa fa il Blaze Fury? Col tasto destro dovrebbe lanciare un raggio di fuoco. Vediamo se è vero. Allora, oddio, ma sto cavallo non l'ho mai visto io. Perfetto, mi dispiace. Tac. Oh mio Dio. Ecco, come vedete, fa questo effetto strafigo, ovvero questo effetto particellare che segue, va sempre in avanti fino a non trova un ostacolo, ecco, che poi va a bruciare. Quindi se noi tipo lo facciamo verso qua sotto, vediamo un po', dovrebbe bruciare quei poveri cavalli. Vediamo un po'. Esatto, visto? È veramente figo questa cosa qua. Tipo fare lunghe distanze è pazzesco. Come altro oggetto abbiamo il Sames. Allora, cosa fa questo specie di martello che mi sembra che è il più grande di tutti? Cioè, guardate quanto è grande, raga. C'è l'omino. Con quale forza regge questo coso? Perché gli altri, ancora, guarda, cioè ci può stare. Ma sto coso qua come fa a reggerlo? Comunque, come funziona? Allora, se noi abbiamo qui ad esempio dei ragni, ecco qua, noi possiamo fare tasto sinistro e li manda lontanissimo, in questo modo.
Sì, così adesso non vola, però se facciamo tipo così, ecco. Oppure se facciamo tasto destro, a volte, ora non so come. Ecco qua, vedete, rilanci in aria. Ecco, morto. Cioè, noi dobbiamo fare tasto destro e tipo saltare così verso. Sì, che cosa c'hai tu? Ciao. Cioè, saltiamo col tasto destro e dovrebbe a volte lanciarli, però non so perché a volte non funziona. Mi sa che, essendo questo comunque uno snapshot, a volte funziona, a volte no, non lo so. Però la cosa figa è questo qua, ovvero che se noi prendiamo dei blocchi di stone e facciamo così, facciamo tasto destro, tac, vedete come li lancia. Quindi se noi adesso mettiamo ad esempio qua, più o meno qui, non li devo fare morire però, ecco. Così, dei ragni, e mettiamo qui la nostra stone. Dovremmo ammazzarli. Vediamo un po'. Visto? Cioè, ragazzi, fa tipo un'onda d'urto, non lo so cosa che fa, che li one shotta. Questo qui non è morto, però noi cosa facciamo? Tac, via. L'ultimo oggetto che ci manca è questo qui, Cloud Scorcher. Non so perché hanno sti nomi, però vabbè. Comunque, cosa fa questo qua? Semplicemente prendiamo sempre i nostri carissimi ragni in questo modo e facciamo tasto destro. Come vedete, fa questo effetto particellare. Viene subito la pioggia e fa questo. Fa sì i fulmini che one shottano i ragni, oppure questa specie di tornado che manda il mob in aria per poi buttarlo a terra e quindi fargli prendere danno da caduta. Che naturalmente, essendo abbastanza alto, gli one shotta lo stesso. Però qual è la cosa figa di questa cosa? Che come vedete ci sono anche dei creeper potenziati che lancia e che scoppiano. Ma adesso un'altra cosa ancora figa che state forse notando adesso. Come vedete questo tornado che se ne va pian piano, tutto quello che incontra per la sua strada lo va a distruggere. Ecco, ha mancato la casa. Noi adesso cosa facciamo? Becchiamo la casa. Quindi facciamo così. Tac. Adesso dovrebbe andare verso la casa. Sì, esatto. E appena incontra la casa, ecco qui ragazzi, la distrugge, cioè rade al suolo tutto quello che incontra. È proprio come un vero e proprio tornado. Però mi dispiace per questa casa perché era abbastanza fatta bene, però vabbè, in caso voi la potete comunque scaricare perché il link è in descrizione. Comunque ragazzi, vi lascio con questo sfondo di distruzione totale. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, arriviamo a almeno 500 like, così il prossimo episodio sarà fatto con la webcam. Vi ricordo che i link sono sempre in descrizione e se volete nei commenti potete consigliarmi dei nuovi command block da fare. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!